Grasso inizia questa sua avventura, è naturalmente un'avventura difficile dal punto di vista della direzione, perché intanto lui non è che guida un partito, lui guida una lista elettorale che è, diciamo, il frutto dell'alleanza fra tre partiti che sussistono, soprattutto Sinistra Italiana e MDP, sono due partiti che continuano la loro vita, quindi hanno i loro gruppi dirigenti, avranno i loro segretari, Frato Janni, però non so chi farà il segretario di MDP, ma so, cioè, c'è una questione di gruppi dirigenti che lui dovrà coordinare e dirigere. Lui, Grasso, è un uomo veramente stimevole da parte di tutti per il suo passato, per il suo impegno, però è un uomo, diciamo, anche nuovo, no? Alla politique politicienne, direbbe Sofia Ventura. Non è una cosa semplice, è un po' un novizio da questo punto di vista, e quando si ha a che fare con persone che hanno una lunghissima esperienza, come Bersani, come D'Alema, eccetera, è evidente che lui dovrà veramente ricorrere a tutte le sue capacità per calmierare, diciamo, gli assalti o comunque le pressioni che subirà inevitabilmente da D'Alema, da Frato Janni, da Bersani, da Speranza, dagli altri leader. Uomini politici a tutto tondo. Io ho l'impressione che sia un'operazione, per carità, assolutamente legittima e per certi aspetti anche con delle buone ragioni. E tuttavia penso che sia un'esperienza per la quale io mi interrogo perché Grasso abbia accettato di fare comunque, non voglio dire la faccia di questi che ho citato prima, ma insomma. Ha accettato di fare il capo di un gruppo, di una lista politica, di ceto politico che come prima ragione ha quella di far perdere il segretario del Partito Democratico, che non è proprio una grandissima motivazione ideologica, politica, filosofica e morale. Cioè, qui abbiamo a che fare proprio con il gioco politico. E perché un uomo della statura, della integrità e della moralità di Pietro Grasso si sia reso disponibile ad un'operazione di ceto È politico, una io non domanda lo da, però capisco. la possiamo vedere anche dall'altra parte, è una domanda che si può fare anche a Renzi, voglio dire, dall'altra parte, perché coagulare una cosa così contro di lui? Cioè, la vediamo al Renzi rovescio. l'ha subita questa cosa. Renzi ha subito una scissione, per ragioni adesso è lungo dire, ma insomma. Per varie ragioni, ha subito questa scissione che costerà un po' al Partito Democratico e vedremo quanto. Io penso che questa aggregazione di liste della sinistra non sia spendibile per il governo del Paese. E penso che sia Sentiamo un'operazione di ceto politico volto a rovesciare Matteo Renzi e cosa ne basta. pensa Salvatore.